In questa 20ª giornata di campionato del fine settimana avremo come big match l'incontro Milan-Roma di domenica sera, in un calendario più spezzettato del previsto, visto che l'ultima gara Juventus-Sassuolo si disputerà martedì sera alle ore 20:45. In questo video troverai i migliori pronostici per questa Serie A del fine settimana, la mia gestione del money management per il nostro investimento appunto legato alla Serie A e alla fine la multipla di quadri per cercare di sbissare il successo ottenuto nello scorso video con l'ultimo studio Serie A dove abbiamo vinto questa terzina di oltre quota 3, oltre a questa altre due proposte consigliate appunto sul gruppo Telegram con il link che ti lascio qui sotto in descrizione dove troverai tutta la mia operatività in maniera totalmente gratuita. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Luigi, sono un investitore sportivo e mi occupo di creare e di gestire dei piani di investimento a medio e lungo termine utilizzando come asset finanziario le scommesse sportive, proprio come quello che vedrai in questo video dedicato alla sola Serie A. E ti do il benvenuto e il bentornato qui sul mio canale YouTube ed in questo nuovo video. Terminata questa breve ma doverosa premessa, trasferiamoci su Roberto.it per fare il punto della situazione su questo 20° turno di Serie A. Allora, eccoci qui su Robet.it, pronti per fare il punto della situazione su questo 20° turno di Serie A, che sarà più spezzettato del previsto. Si partirà sabato 13 gennaio con 4 gare in palinsesto, altre 4 gare di domenica e poi abbiamo l'Atalanta Frosinone di lunedì sera e poi Juventus Sassuolo di martedì 16 gennaio, sempre alle 20:45. Ma andiamo con ordine come nostro solito e iniziamo dalle prime gare delle ore 15 di sabato. Abbiamo Genoa Torino e Napoli Salernitana. Allora, iniziamo subito da Genoa Torino. Abbiamo delle quote per l'Unix 2 veramente molto alte, molto equilibrate. Tra loro abbiamo il 2 a favore a 2,75, l'under 2,5 nel 42 e il no goal a 1,65. Allora, per quanto riguarda queste due squadre, se andiamo a vedere la classifica tra Genoa e Torino, sono due delle squadre che hanno fatto meno gol in questa Serie A. Il Genoa solamente 20 gol a referto e il Torino solamente 18. Quindi i numeri parlano chiaro, se sarà una gara veramente per me da pochi gol. Anche qui è molto equilibrata, quindi potrebbe starci anche un pareggio. Questo non è certezza, però ecco, entrambe le squadre punteranno magari a non perdere questa gara e a fare qualche punto per smuovere la classifica. Se andiamo a vedere i numeri delle due squadre, abbiamo un Genoa che in casa è reduce da ben 6 gare da under 2,5, mentre il Torino in trasferta ben 7 gare da under 2,5 consecutive. Quindi mi aspetto anche in qui un incontro da pochi gol, magari un X a primo tempo, però ripeto, il pronostico migliore per me è questo under 2,5 a 1,42. Veramente una quota molto bassa che ci sta. Mi ricordo le altre partite di Serie A con questa quota 1,40-1,45 e gli under 2,5 si sono sempre verificati il più delle volte. Quindi under 2,5 per questa prima gara a 1,42 delle ore quota 1,42 delle ore 15. Altra gara delle ore 15, Napoli-Salernitana, il derby campano. Abbiamo l'1 a 1,30, l'over 2,5 a 1,52 e molto equilibrio tra il gol e il no gol. Allora, per questa partita dobbiamo dire subito che il Napoli è in crisi nera. Il Napoli che ha iniziato il ritiro dopo la sconfitta per 3-0 contro il Torino, ritira a Pozzuoli e durerà fino a sabato, quindi il giorno stesso della partita, per poi sfidare la Salernitana che è uscita sconfitta dalla Juventus sia in Coppa Italia per 6-1 che in campionato per 2-1. Una gara riuscita comunque a rimontare la Juventus anche con l'espulsione comunque nel secondo tempo di un giocatore della Salernitana. Però rimane il fatto che la Salernitana, anche se gioca bene, prende troppi gol. La Salernitana è la difesa più battuta di questa nostra Serie A. E quindi il Napoli comunque vorrà provare a vincere questa gara. Comunque il Napoli, se vediamo le sole gare in casa, nelle ultime 6 partite in 4 non ha segnato. E nelle ultime 2 partite, 2 gare su 2 dove non ha trovato il gol. Mi ricordo comunque in campionato contro il Monza 0-0 e in Coppa Italia contro il Frosinone dove ha perso per 0-4. Quindi questo dato veramente troppo per questo Napoli, che è vero, magari non vincerà lo scudetto, però anche contro questa Salernitana, comunque dopo il ritiro, poi ci sarà la Supercoppa italiana, quindi andranno a Riyadh. Penso che dovrà buttare il cuore oltre l'ostacolo e vincere contro la formazione più scarsa, almeno al momento, della nostra Serie A. Quindi l'1,30 mi fido? No, sinceramente no. Ho trovato un altro pronostico molto allettante a quota 1,40 e multigol 1-3 squadra casa. Perché comunque in Napoli c'è questo 1-1. Mi ricordo come lo scorso anno che rovinò la festa scudetto ai partenopei. La gara finì appunto in questo pareggio, in questo risultato 1-1. Anche qui il Napoli penso che almeno un gol lo faccia, anche senza Osimhen che sta in Coppa d'Africa. Però ripeto, la Salernitana proverà comunque a fare le barricate per portare a casa un punto. Però io penso che almeno un gol il Napoli possa farlo. E comunque la Salernitana, il grosso delle partite, la Salernitana ha sempre preso dagli 1 e 3 gol, e penso che anche questa volta il Napoli troverà comunque, non dico i 3 punti, ma almeno un gol contro questa Salernitana. Poi alle ore 18 abbiamo Hellas Verona Empoli con l'1 a 2,15, l'under 2,5 a 1,72 e il gol a 1,78. Allora,
qui dobbiamo dire che comunque abbiamo da una parte l'Hellas Verona uscita veramente ridimensionata, cioè è uscita sconfitta anche in malo modo dalla gara con l'Inter. Il secondo gol dell'Inter comunque secondo me era da annullare, magari anche una guidata a gioco distante, a palla distante, a gioco che poteva essere anche sospeso momentaneamente, magari non avrebbe fatto il secondo gol Frattesi. Però dobbiamo dire che comunque poi l'Hellas Verona si è mangiato il rigore al centesimo minuto e quindi è uscita sconfitta, anche se per me magari non meritava fino in fondo. Però dobbiamo dire che comunque l'Hellas Verona contro l'Empoli adesso è chiamata a fare i punti. Mi ricordo l'altra gara che doveva vincere era contro la Salernitana in lotta per la salvezza, invece ha perso 1-0. Però contro questo Empoli che non segna da 4 gare consecutive, penso che qualche gol lo vedremo e qualche punto l'Hellas Verona lo porterà a casa, anche perché comunque ci sarà qualche cosa che comunque andrà recuperata sia per quanto riguarda il diciamo l'arbitraggio pro Hellas Verona dopo la gara comunque sciagurata del Meazza, sia per quanto riguarda comunque il livello dell'Empoli. Comunque sono due squadre che lottano sì per la salvezza, ma comunque la Verona è una spanna in più di questo Empoli, quindi penso che comunque non sciupera questa occasione di fare punti in casa l'Hellas, e penso che comunque vedremo una gara da 1x, vedremo per me anche pochissimi gol, quindi come pronostico principale c'è l'1x più under 4,5 a quota 1,35-1,37 e un'alternativa l'1x più under 3,5 lo troviamo intorno a quota 1,60-1,65. L'ultima gara delle 20:45 è Monza Inter con il 2 a 1,50, l'over 2,5-1,75, anche qui quote molto alte per quanto riguarda il gol e no gol. Allora, per quanto riguarda il Monza, dobbiamo dire che molte delle sue gare giocate in casa ha collezionato sempre l'esito multigol 1-3, comunque ci sono stati pochi 0-0 e comunque delle gare dove il Monza ha vinto sempre per 1 o 2-0, dove ha perso sempre con un gol di misura. Per quanto riguarda l'Inter in esterna, l'Inter in trasferta è l'unica squadra in Serie A che non ha mai perso, ha sempre vinto o pareggiato e facendo comunque dall'1 ai 3 gol, quindi ha sempre segnato tranne se ben ricordo contro la Salernitana dove vinse per 4-0, quindi penso che anche qui il Monza comunque è una squadra molto tosta in difesa, è vero, ma anche il portiere di Gregorio per un mese che comunque è uscito infortunato dall'ultima gara di campionato, però l'Inter ha tutte le carte in regola per cercare di vincere questa partita e cercare soprattutto di far gol, quindi ripeto il 2-1,50 è molto buono, però io preferisco il multigol 1-3 squadra ospite a quota 1,30-1,33 su diversi bookmakers che abbiamo qui comunque a disposizione, perché comunque l'Inter penso che un gol lo potrà trovare, il Monza potrà comunque gestire la gara in maniera diversa per puntare magari a un pareggio per 0-0 o 1-1, però l'Inter di questo periodo veramente gioca molto bene, è molto comunque attiva sotto porta con Lautaro che è rientrato segnando appunto contro l'Hellas Verona e con Turano che sta facendo molto bene, quindi ecco multigol, multi squadra ospite a 1,33. Passando ora alle gare di domenica 14, si inizia all'ora di pranzo con Lazio-Lecce, abbiamo il segno 1 a 1,65, l'under 2,5 a 1,68 e il no gol a 1,73. Allora dobbiamo dire da una parte che abbiamo una Lazio che sta veramente in formissima, è reduce da 3 vittorie consecutive in Serie A, anche se comunque dobbiamo tenere conto anche del derby di Coppa Italia, che adesso sto girando questo video che non so cosa hanno fatto, però comunque rimane il fatto che questo studio Serie A lo baso sui numeri e sulle statistiche legate solamente al campionato. Ma da sé che comunque questa Lazio, anche qualora avesse perso o vinto passato il turno contro la Roma in Coppa Italia, è chiamata a fare bene contro un Lecce che comunque in trasferta non ha mai vinto, ha fatto pochissimi punti e che comunque spesso e volentieri prende troppi gol. Mi aspetto comunque una partita all'insegna della Lazio che comunque potrà uscirne vittoriosa, l'1,65 è buono, così come l'under 2,5-1,68. Per me però, se andiamo a vedere anche i precedenti, gli ultimi precedenti tra queste due squadre, abbiamo moltissimi gol e over 2,5, l'ultima anche in praticamente in questo turno di andata la Lazio perse 2-1 dopo che era in vantaggio 1-0 a Via del Mare e Lecce comunque ha fatto 3 punti molto importanti. E la Lazio penso che questa gara almeno un punto lo potrà portare a casa, la gara rimane comunque da under 2,5, veramente per me vedremo 1-0 massimo 2-0, però ecco per me il pronostico migliore è la combo 1x più multigol 1-4 a quota 1,37 qui su robette.it. Mi aspetto è vero una gara che potrebbe terminare anche magari un 1-1 a sorpresa, ma magari anche un 1-0, per me ripeto la Lazio ci sarà una gara simile contro il Frosinone, quindi ma magari anche un 3-1, nuovamente un 3-1, per carità, ecco questa combo 1x più multigol 1-4 ci mette a riparo da molti possibili risultati. Poi abbiamo alle ore 15 l'unica gara in calendario, abbiamo Cagliari-Bologna, anche qui una gara molto equilibrata da tripla per quanto riguarda le quote 1x2, abbiamo un under 2,5 1,57 e il no gol a 1,80. Per questa partita abbiamo da una parte in Cagliari che comunque si sta costruendo la sua salvezza in casa, è reduce da 4 o 5 risultati utili consecutivi, e da una parte il Bologna che comunque sta uscendo molto ridimensionato, il Bologna non vince da 2 partite consecutive e comunque il Bologna in trasferta è la squadra di Serie A che ha fatto più X, ha collezionato più pareggi. Quindi abbiamo una gara veramente molto equilibrata, anche questo under 2,5 non mi convince più di tanto e al morale della favola comunque non mi andrò a giocare niente su questa partita, perché comunque è una gara molto equilibrata, potrebbe veramente finire in qualsiasi modo,
sia per quanto riguarda il segno, i segni 1x2 e per quanto concerne anche il numero di gol. Quindi la voglio lasciare in pace, la voglio lasciare perdere, mi voglio concentrare su Fiorentina Udinese dell'ore 18. Qui abbiamo l'1 1.62, l'under 2.5 1.80 e il gol, il no gol molto equilibrato con il no gol a 1.82. Per quanto riguarda Fiorentina Udinese, la Fiorentina, se andiamo a vedere la classifica, è quarta, ha perso l'ultima gara in trasferta col Sassuolo per 1-0, però comunque la Fiorentina poteva anche cercare di fare un punto, si è mangiato il rigore, parecchi gol annullati, parecchi anche lì errori arbitrali che potevano essere evitati, però la Fiorentina in casa è reduce da 4 vittorie consecutive, se ben ricordo, abbiamo 3-1-0 di fila, quindi è comunque una Fiorentina che al di là che vinca o perda per 1-0 comunque subisce e segna pochi gol, anche in questo caso contro l'Udinese che comunque gioca molto bene le gare in casa, ma che in trasferta ha vinto solamente una gara contro il Milan al Meazza per 1-0, mi aspetto comunque che la Viola faccia una prova di carattere, anche perché poi la Viola volerà in Riyadh per giocarsi la Supercoppa la settimana prossima. Quindi, vedendo un attimo le quote, abbiamo le stesse quote di Lazio-Lecce con l'1 favorito, l'under che non è questo under diciamo certo come Genoa-Torino a Podone 42 e è molto equilibrio del gol no gol, e anche qui come a Lazio mi vado a prendere l'1x più multigol 1-4, la quota è pressoché uguale 1.35-1.37, visto che per me la Fiorentina parte dall'1-0, poi se qualora facesse più gol, ecco, abbiamo un 2-3-0, 2-1, ecco, non mi aspetto tantissimi gol, anche perché comunque la Fiorentina comunque gioca bene, comunque la squadra italiana gioca bene, è quarta in classifica, però non regala tantissimi gol, non regala tantissimo spettacolo. Quindi ecco, questo multigol 1-4 legato all'1x per me è il pronostico migliore per questa partita. Il big match di giornata, come detto in apertura di video, è Milan-Roma delle 20.45. Abbiamo l'1 a 2.15, l'under 2.5 a 65 e molto equilibrio a 1.85-1.87 per quanto riguarda il gol e no gol. Per quanto riguarda questa partita abbiamo comunque il Milan che in casa è reduce da 4 vittorie consecutive, se ben ricordo, ben 3 non ha subito gol, quindi la Roma è avvisata, comunque la Roma in trasferta queste gare le subisce parecchio, mi ricordo anche all'andata la Roma comunque ha perso 2-1 all'Olimpico, la Roma poi sempre nel turno d'andata, sempre a Meazza, ha perso 1-0 con l'Inter e penso che questo 1-0 potremo vederlo anche in questa partita, perché comunque il Milan è vero vince magari non facendo tanti gol, giocando bene, comunque la difesa è sempre quello che è, ci sono molti infortunati, però comunque l'attacco sta facendo molto bene e il Milan comunque dobbiamo dire anche che in casa non ha mai pareggiato quest'anno, quindi la Roma non penso che andrà a fare risultato comunque a Meazza, anche la Roma sarà reduce dal derby di Coppa Italia, quindi mi aspetto comunque una partita indirizzata verso l'1x, perché comunque la classifica del Milan parla chiaro, servono punti per comunque cercare di insediare la Juventus al secondo posto e quindi penso che contro la Roma possano arrivare magari non uno o da uno ai tre punti, però ecco, non mi aspetto una sconfitta dei rossoneri in casa. Il pronostico finale per me è l'1x, la troviamo a quota 1.30, per una quota un po' più alta c'è l'1x più under 3.5 a 1.60-1.65, questo è il pronostico che ti consiglio, magari mi aspetto massimo un 2-1, magari ecco non tantissimi gol, ecco non dai 4 gol in su in questa partita. Chiudiamo questa prima parte di video con le ultime due gare in palinsesto. Abbiamo lunedì 15 gennaio Atalanta Frosinone delle 20.45 con l'1 a 1.42, l'over 2.5 a 1.57 e il gol a 1.75. Dobbiamo dire, classifica alla mano, che l'Atalanta comunque sta insediando il quarto quinto posto. Abbiamo Atalanta a 30 punti e qualora vincesse questa gara farebbe un ulteriore passo in avanti verso le zone importanti di classifica. Da una parte abbiamo comunque l'Atalanta che è reduce da 3 vittorie consecutive in casa e dall'altra il Frosinone da ben 7 sconfitte di fila. Quindi Frosinone veramente in trasferta non riesce a fare neanche un punto. Mi ricordo anche la trasferta contro la Lazio, vinceva 1-0, una gara che doveva gestire meglio e in due minuti comunque la Lazio la ribaltò, poi la Lazio vince addirittura per 3-1. E quindi mi aspetto anche qui un Frosinone che farà molta fatica a gestire la partita, l'Atalanta che comunque sarà affamata di punti e per me l'Atalanta vince questa gara. L'1-1.42 per me è una buona quota e me la vado a prendere, perché comunque l'Atalanta queste gare contro squadre comunque di media-bassa classifica le vince spesso e volentieri. Quindi segno 1 a 1.42. L'ultima gara di martedì è Juventus-Sassuolo, l'1 a 1.38, l'over 2.5 a 1.67 e il no goal a 1.80. Abbiamo comunque da una parte il Sassuolo che è vero ha vinto contro la Fiorentina smuovendo un po' la classifica, però rimane comunque una squadra che in trasferta ha fatto molto poco, l'unica prestazione veramente di livello è stata fatta quella contro l'Inter dove vinse per 2-1 al Meazza, però per il resto ha veramente molto deluso in questa prima parte di stagione. La Juventus di contro ormai la sappiamo a memoria come gioca, fa il gol, va in vantaggio, si chiude in difesa e vince 1-0, ormai il modus operandi di Allegri è questo qui, e però ecco comunque sta premiando comunque la Juventus a 2 punti dall'Inter, quindi fino a che la Juventus continua a vincere in questo modo a tutti andrà benissimo, quindi
Penso che comunque anche qui vedremo una gara molto simile. E se vediamo le statistiche, se vediamo i numeri della Juventus in casa, nelle 9 gare disputate in casa allo Stadium, ben 8 partite, la Juventus ha fatto dagli 1 ai 2 gol. Quindi i numeri parlano chiaro. Anche in questa gara è vero che è da over 2,5, ma potremmo vedere un 2-1, un 2-0. Questo over non è che mi fidi tanto, perché comunque magari mancherà Chiesa, McKennie e Rabiot non sono disponibili, Gatti ancora è squalificato, quindi ecco, ci sono parecchie assenze della Juve che potrebbero compromettere questo over 2,5. Per quanto riguarda le quote, abbiamo l'1,38, però una quota un po' più bassa, c'è cioè il multigol uno di squadra casa a 1,33, e qualora la gara finisse 1-1 a sorpresa, magari la Juve facendo un gol, il suo classico gol, potrebbe comunque farci vincere il pronostico. In alternativa c'è il multigol 1-2 squadra casa a quota 1,70-1,75, che paga molto di più rispetto a questo multigol 1-3. Detto questo, adesso passiamo alla seconda parte di video dedicata alla strategia di money management. Però prima di andare avanti ti ricordo, come al solito, che se ancora non sei iscritto qui sul mio canale YouTube, ancora non fai parte della mia community, basterà cliccare sul tasto iscriviti che trovi qui in basso e attivare anche la campanella delle notifiche, o cliccare e interagire con la scheda che è appena apparsa qui in alto a destra, per non perderti tutti i prossimi video che pubblicherò qui sul mio canale da oggi in avanti. E quindi, per rimanere aggiornato su tutti i prossimi eventi sportivi, come quello relativo appunto alla Coppa d'Africa, che inizierà proprio questo sabato 13 gennaio, dopo pubblicato un video riguardo, che ti lascio sempre qui sopra nelle schede e alla fine del video, dove spiego come poter generare un profitto del 25% in meno di 30 giorni con le sole gare della Coppa d'Africa. Chiusa questa parentesi, andiamo sul nostro foglio di lavoro Excel per vedere i risultati che abbiamo ottenuto nell'ultimo fine settimana. Allora, sessione numero 19, euro puntati 68, euro vinti 121,69, con un profitto di 53,69 euro, visto che comunque abbiamo avuto 3 bolette su 3 vincenti. Abbiamo avuto la multipla appunto con Inter, Lecce e Mina, che ci ha fruttato 18,48 euro, poi i due consigli in singola, consigli appunto proposti sul gruppo Telegram, il link te lo lascio sempre qui sotto in descrizione, dove abbiamo vinto 56,98 euro, quindi ennesimo utile per quanto riguarda la nostra strategia di investimento con la Serie A. Stiamo andando molto bene, stiamo facendo molti profitti e continueremo anche in questo girone di ritorno a continuare appunto a fare bene e a vincere con i pronostici della Serie A. Per quanto riguarda i file Masaniello, andiamo a vedere insieme. Abbiamo praticamente questo, relativi appunto ai pronostici che fornisco su Telegram. Abbiamo appunto l'accoppiata Inter-Lecce vincente, e poi Juventus e Roma, che andiamo a mettere l'ennesimo esito vincente, e come puoi vedere andremo a puntare adesso 21,89 euro sul prossimo pronostico di quota 1,70, visto che comunque la cassa totale è di 788 euro, ci stiamo avvicinando agli 840, quindi devo capire bene se aumentare un po' il rischio, quindi aggiungere qualche evento atteso in più per cercare di aumentare il nostro profitto a fine stagione, o cercare di portare avanti il più a lungo possibile questa progressione e arrivare al nostro obiettivo finale. Però ecco, devo valutare delle cose, magari tutti gli aggiornamenti te li proporrò su Telegram, visto che comunque aumentando di un esito vincente la nostra progressione da 2,10%, quindi dal 110%, potremmo arrivare al 127%, aumentando ancora potremmo arrivare al 155%, e così via. Sarà comunque mia premura andare a gestire questo foglio di lavoro Excel per cercare di trarre il massimo profitto con i prossimi investimenti della Serie A. Per quanto riguarda le multiple, andiamo ad aggiornare insieme. Abbiamo quest'altra multipla vincente. Adesso abbiamo comunque 3,53 euro sulla multipla di questa 20ª giornata. Anche qui, per quanto riguarda la giornata di ritorno, abbiamo comunque 8 esiti vincenti, quindi ce ne basterebbero 4, quindi 4 multiple di quota 3 per chiudere il nostro masaniello in attivo, quindi con l'articolo di 53,37 euro. Per quanto mi riguarda, io andrò a fare questa modifica qui in questo video insieme a te. Praticamente andrò a togliere 2 pronostici dell'ultima e della penultima giornata. Mi andrò a prendere qualche rischio in più per cercare di aumentare i profitti, quindi si passerà da un 53%, togliendo questi due pronostici, a un 79%. La puntata sarà passata da 3,53 euro a 6,35 euro. Mi prendo questo rischio, visto che comunque me lo posso permettere, visto che siamo comunque ancora alla prima giornata del girone di ritorno, e poi vediamo come si andranno a evolvere le cose, e potrò comunque modificare sia la quota qui proposta appunto della multipla finale, o il numero di multiple, quindi aggiungendo nuovamente la giornata numero 37 e 38, o magari lasciando così e accontentarmi di una vincita non completa pari al 79%, o prendermi appunto qualche rischio in meno e qualche euro anche in meno. Quindi, ricapitolando il tutto, per questa 20ª giornata multipla di quota 3 andrò a puntarci 6 euro con questa proposta che ti farò vedere nella prossima slide.
La multipla di questa 20ª giornata di Serie A l'ho composta scegliendo due combo bet 1x più under 4,5 delle gare Lazio-Lecce e Milan-Roma, oltre al segno 1 di Atalanta-Frosinone e al multigol 1-3 squadra casa di Juventus-Sassuolo. La quartina su Guglielmi arriva a 3,04 volte la posta e la puntata derivata dal Felmasaniello sarà di 6 euro. Ed anche per questo video Studio Serie A siamo giunti alla fine. Ti ricordo come al solito che tutta la mia operatività legata al mondo delle scommesse sportive la troverai online sul mio gruppo Telegram al link che ti lascio qui sotto in descrizione. Poi se ancora non facessi parte della mia community qui su YouTube ti basterà interagire e cliccare sull'immagine che è appena apparsa per non perderti tutti i prossimi video. Ti lascio quest'altro contenuto legato alla Coppa d'Africa che inizierà appunto proprio questo sabato 13 gennaio dove ho strutturato una strategia di investimento per cercare di guadagnare il 25% netto in meno di un mese. Io ti ringrazio per il tuo tempo che mi hai dedicato e noi ci vediamo in un prossimo video.